Questa è l'interfaccia per collegare la panda alla diagnostica. L'avete vista in un mio vecchio video che linkerò qui sotto in descrizione. Solo che ultimamente mi dà problemi. Appena accendo l'auto va in crash il software. Perché questo convertitore USB che io ho già aperto è fasullo. Questo chip FDTI è un chip falso, c'è un sacco di letteratura su questa cosa online, potete cercare FDTI fake chip e spuntano un sacco di cose su questo problema. Ora, a parte questo, io non ho un chip da sostituire, non ho un chip originale, però voglio capire come funziona questa scheda, che è un convertitore, e questa è una scheda per la diagnostica. Per la diagnostica OBD2 o come cazzo si chiama, e questo è il convertitore invece per usarlo sulle Panda, sulla Fiat Panda e Lancia, macchine Lancia che hanno il connettore a 3 pin. Quindi io voglio seguire i cavi e vedere se riesco a semplificare questo accrocchio e ridurre questo coacervo di cavi a qualcosa di più semplice. E qui vediamo immediatamente che vengono usati solo 4 pin, quindi il convertitore 3 pin usa solo 4 pin che vanno qui, che vanno dentro questo coso, questi 4 vanno qua dentro, che poi vanno al USB. Questi 4 pin vanno qui e qui, ma qua ci sono un sacco di pin non utilizzati, quindi io procederò a rimuovere, perché voglio vedere se riesco a sostituire questo convertitore seriale USB con qualcosa di più migliore. Vediamo. Allora, partiamo da questo, il convertitore Panda. Io ho già tracciato i cavi col tester. I colori sono veramente a cazzo, quindi abbiamo il nero, questo filo nero qua, va a uno dei segnali, che è questo cavetto giallo, il rosso che in realtà è una massa e va qui, e questo blu che va qui, sono 3 fili. Poi abbiamo il negativo della batteria, che va sempre al negativo qua, e il positivo della batteria che va qui, che va su questo cavo saldato di merda. Vediamo dove arrivano qui. Ora io qui vedo che vanno in corrispondenza di qua e qua. E quindi abbiamo segnato qui dove arrivano i cavi dalla nostra Panda. Qua. Quindi cosa capiamo subito? Che tutto il resto dei pin su questo coso non sono utilizzati. Quindi questo filo che va a questo pin non è utilizzato. E noi lo dissaldiamo. Ecco fatto. Questo non è usato, questo qui che va qui non è usato e noi lo dissaldiamo. Io ho fatto foto, quindi so già eventualmente rimettere tutto a posto. Questo filo qui va qua sotto e noi lo dissaldiamo. Voi vi chiederete: ma perché stai facendo questo? Perché voglio razionalizzare questa scheda, semplificarla il più possibile, perché questa scheda solo alla fine rimangono solo questi 4 connessioni qua, e vediamo se riesco a identificarle e collegare solo lei, quindi semplificando il circuito, perché questa sembra una scheda generica. E quindi via questi cavi inutili. Ecco fatto.
sono rimasti solo questi quattro. Questo è un ponticello. Io non sono sicuro che questo ponticello tra 1 e 9 sia necessario per far funzionare la scheda diagnostica. Ma io non credo, perché non è utilizzato, qui non è utilizzato, quindi no. Quindi via anche questo ponticello, anche se non mi cambia. Ah, ma addirittura è stato fatto con un pezzo di stagno, vedete che si è sciolto. Incredibile. A questo punto abbiamo solo 4 pin. Andiamo a vedere se riusciamo, porco, a tracciare dove cazzo vanno. Se trovassi questo. Eccolo qua. Questo è il filo blu. Va qui. Poi. Questo è il negativo. Sì, e poi abbiamo, questi li vediamo da sotto, il positivo che va qui e questo che va qui, che è il nero, che è un cavo segnale. Quindi segnale qua, positivo accanto. Ok, poi abbiamo il meno che va qui e l'altro segnale che va qui. Perfetto. E abbiamo la connessione di questi segnali. Quindi io questi li posso saldare direttamente a questo connettore e a questa alimentazione 12 volt, perché gli deve andare pure lei. Vediamo se la trovo direttamente. 12 volt. E non c'è. Ah, certo che non c'è, perché devo collegarli. Quindi 12 volt. Eccola qua. Quindi ora io mi disegno uno schemino, mi traccio direttamente questo, tipo questo dovrebbe essere il negativo, questo dovrebbe essere il coglione che sono, che il negativo lo devo prendere con... Vediamo, polo centrale che è il filo rosso, in realtà è il negativo, perché io ho sbagliato tutti i colori, ma farò un altro cavo. Negativo. 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 Io qua disegnerei un meno adesso. Negativo lo segno col nero, puntino nero. Quindi negativo, negativo, e gli altri niente. Poi, giusto per curiosità, positivo. Ah, è accanto, il positivo è accanto, almeno sono stati coerenti. E qui abbiamo il positivo rosso. Gli ultimi due pin sono i dati. Sono i dati che stanno qua dentro. E sono uno, che è questo qua, il cavo nero, che è questo.
come glielo scrivo? Col blu? No, il blu mi mantengo questo colore, quindi lo lascio non disegnato, e questo qua quindi sarà questo cavetto blu, ed infatti è lui, e il blu è qua. Perfetto. Senza pietà noi dissaldiamo, senza alcuna pietà, con quintali e tonnellate di stagno, senza pietà, senza alcuna pietà da questo schifo che c'è qui, schifo, palla di stagno gigante. Ecco fatto. Questo troiaio non serve più a niente. A questo punto qui noi ci attaccheremo i due coccodrilli di alimentazione su positivo e negativo e i due dati qui. Che poi andranno con un negativo, in qualche modo, andranno qui. Sì, negativo, dato, dato, e positivo su uno di questi. Perfetto. Credo che questo interruttore non serva assolutamente a un cazzo in questa situazione. Lui era messo così, perché mi indica engine, che è quello che ci interessa. È un scritto un po' una merda sta roba qua. Però ho trovato una foto più migliore. Ma non ce ne fotte un cazzo. Bene, e adesso senza badare a problemi di vario tipo e con una mano sola vediamo se riesco a collegare la diagnostica e a testare il cablaggio che ho fatto, sperando di avere fatto tutto giusto. Quindi il negativo qua e il positivo di là, e vediamo se questo troiaio si accende o se svampa. Si accende. Bene, quindi lo collego qui. Non vedo fumo. Il cavo USB lo butto dentro, se ci riesco. Ecco fatto. Oh, bene. E quindi vediamo. Anche perché mi hanno detto: ma a cosa serve la diagnostica su una Panda? Beh, ora se questo computer si accende lo vedremo. Bene, dopo un paio di minuti, dato che questo è un cesso epocale, un cesso a pedali, si è avviato. Ficchiamo l'USB e vediamo se succede qualcosa. Ha fatto il rumorino. E quindi accendiamo il software della diagnostica, che è questo. Vi rimando al video che ho fatto su come si fa tutto questo. Magari se riesco a cliccarci sopra, questo software può anche partire. Ok, si avvia. È un vecchio software, gira su Windows 7 in questo caso. Ecco, l'ho aperto tre volte perché sono un coglione. Ho cliccato tre volte, sto computer è lento come la merda, io non riesco a usare sto mouse, perché non lo so perché il mio dito è un dito di merda evidentemente. Ecco, no, fanculo, lo mettiamo a full screen, vai a cagare, toh. Allora, single point injection, SPI, diamo connect. E lui mi dice press on
on ignition, devo muovere lo sterzo, ecco, l'abbiamo pressato, lui lo ha capito e si è acceso e il programma è andato immediatamente in crash. Bene, ottimo. Questo è il problema che ultimamente ho a causa di questa interfaccia di merda. Esci dal software, esci da sto cazzo di software, esci, esci, bastardo, esci. Niente, non esce più. Alt F4, chiuditi, maledetto, chiuditi. Non si chiude. Non si chiude. E io non so più che cazzo fare. Premi ESC. Io riaccendo, vediamo un po'. Niente, sto coso non va più. Devo resettare. Riproviamo. Doppio clic, una volta sola. Ora devo ristaccare il device, ricollegarlo con una mano. Adesso mi metto qua. SPI, devo spegnere la macchina, devo spegnere il quadro. SPI, connetti, F10, turn on, ecco fatto. E non vede un cazzo. Quindi la cosa che ho fatto probabilmente non sta funzionando. Ah no, ecco, sì, mi sono connesso. Ok, quindi posso andare a leggere tutti questi dati. Cominciamo dalla temperatura dell'aria, che è di 13 gradi, perché in questo momento qui ci sono 13 gradi. Leggiamo la tensione della batteria, 12,13, forse un po' bassina. Leggiamo la temperatura dell'acqua, che sarà simile, 15 gradi, va bene. Differenze tra i sensori. Come vedete sono tante le cose che possiamo leggere. Ad esempio, per esempio, possiamo capire se il sensore che legge il pedale dell'acceleratore funziona bene oppure no. E dovrebbe essere, se non erro, throttle operation angle, l'angolo di apertura o chiusura del pedale. Adesso io lo premo piano piano e dovremmo vederlo alzarsi. Ecco, infatti si muove, se arrivo fino in fondo. Adesso ho l'acceleratore premuto al massimo e poi torna indietro. Probabilmente non arriva a 100 perché è fatto così, ma dovrebbe essere un ottimo valore. Potrebbe essere che tocca il doppio tappetino sotto che io ho, però come vedete l'andamento è lineare. Questo vuol dire che il sensore che legge la posizione dell'acceleratore funziona bene. Poi abbiamo dati sulla sonda lambda. Io in un video precedente menzionavo il fatto che la sonda lambda mi dava dei problemi e qui avevamo un parametro che non mi ricordo adesso più come si chiama. Questo qua era a off, credo. L'autocalibration e la stepper autocalibration erano disabilitati o qualcosa del genere, e quindi la macchina era come fosse andata in protezione. Probe correction, va bene. A questo punto io dovrei poter accendere il motore, ma il programma si pianta. Perché? Perché come dicevamo quel chip è una merda. Vediamo. Ah no, sta funzionando, ed ecco, si è spento. Praticamente ha perso l'USB, ha funzionato per un attimo e ha perso l'USB. Questo è dovuto a quel chip che è una merda. Allora premi F10 per chiudere, premi F11 e a questo punto chiudiamo il programma, che già è andato in crash, e quindi lo possiamo provare a rilanciare. Vediamo, ma adesso non vedrà più l'USB, quindi sarà costretto a scollegarlo e ricollegarlo. Proviamoci, connetti. Ecco, infatti è andato in crash perché non trova la porta di comunicazione. Perché devo staccare questa merda schifosa, merda, e ricollegarlo con una mano sola, cosa che è assolutamente impossibile. Devo farlo così, con odio, come vedete. Vediamo se l'ha visto. Gli diamo connetti. Ecco.
Ecco fatto, ho acceso e mi sta vedendo finalmente la pressione, injection, engine speed. Questi sono i giri del motore. Ed è andato in crash di nuovo. Perché questo USB di merda è una merda. E questo è il problema che potremmo provare a risolvere inserendo dei nuclei di ferrite, creando un filtraggio su quello che possono essere i, su quello che forse è il cavo, non lo so, però come dicevamo in questo video, il chip originale non dà questi problemi. Questo non è un chip originale e ci dà tutti questi problemi e quindi non mi resta che bestemmiare. Quindi mi sono portato l'interfaccia qui, adesso la collego e vi faccio vedere questo discorso. Ecco, la ficco, se ci riesco. Ecco fatto, interfaccia collegata e il software, devo dire, parte con qualche difficoltà perché questo computer è lento come la merda. Esiste questo programmino che si chiama FTProg. Questo FTProg si scarica da internet, credo dal loro sito della FTDI, quelli che fanno questo chip. Questo ti dà informazioni sul chip. Vediamo se parte e vediamo quando parte, perché ripeto, questa macchina è una merda. La metterò su eBay perché fa veramente schifo. Infatti il programma non sta partendo, o forse in realtà sta girando e si sta avviando. È lento come la merda. Proviamo a cliccare 400 volte. Ecco, clicchiamo 200 volte su questo cazzo di software, vediamo se si apre questo cazzo di programma. E non si apre. Ma che cazzo è? Cioè, è passato un minuto e ancora lì che frulla. Cioè, sta ancora a frullare. Ma che cazzo è? Oh, vediamo il task manager che cazzo mi dice, perché niente, sta macchina è una merda. Oh, si è aperto ora. Il software si è aperto dopo 4 minuti e 33 secondi. Ok? Vediamo se c'è qualcos'altro che si aprirà. Comunque, questo è il software di programmazione del chip FTDI che si trova qua dentro, che è quello che avete visto in questo video e che è un chip fasullo. Come sappiamo che è un chip fasullo? È semplice, si apre questo software, si fa lo scan. Nel frattempo lui sta ancora frullando e non si sa che cazzo sta facendo questo computer di merda. Ecco il task manager dei miei coglioni. Vaffanculo. Se io faccio lo scan, lui dovrebbe rilevare l'interfaccia che ho collegato. E infatti, eccola qua. Il modo per capire se il chip è, diciamo, contraffatto, non originale, è guardare il serial number. Il serial number dovrebbe essere un numero con un qualche senso, dovrebbero essere tutti differenti. Invece questo serial number è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questo vuol dire che questo chip è falso come la merda. Quindi è una copia cinese. Cioè lui in realtà mi viene riconosciuto, mi viene letto il contenuto della sua memoria qui. L'unico problema è che funziona come la merda. E quindi crea un sacco di problemi. Io c'ho qua tutti i dati di questo cazzo di coso. Chip details, mi dice proprio ogni cosa, device description, descriptor in realtà, vabbè. Ci sono delle opzioni che si possono settare, specifiche hardware, si possono invertire i segnali RS232, che è una cosa che permette di fare altre cose. Però, essendo il chip non originale, a volte funziona, a volte non funziona.
Tra l'altro questo device può essere programmato, non so bene come e per quale motivo, ma temo che lui abbia una sorta di memoria EEPROM dentro con una programmazione che gli dice, che dice a lui come deve funzionare. Perché l'idea che potrei avere per questa interfaccia è qualcosa di differente. E vediamo se riesco ad aprire questo troiaio che ho fatto con il termo restringente. Ovviamente io nell'aprirlo mi farò malissimo, poi se metto un paio di occhiali forse è meglio. Eccolo il chip. È questo qui. Ora, se io riesco a capire quali sono le connessioni che mi portano ai segnali qua, questo non c'entra un cazzo, se riesco a intercettare la parte seriale qui, io forse potrei collegarci un convertitore seriale USB di tipo diverso e quindi potrei creare una sorta di interfaccia generica utilizzabile con un convertitore seriale USB di marca che usi il chip originale, e ciò potrebbe essere un grande aiuto perché sostituire questo così piccolo è assolutamente impossibile. Io ho fatto un po' di ricerche, c'è questo forum Firebird Nation di auto americane evidentemente, dove si autocostruiscono un cavo OBD1 in modo relativamente semplice, proprio usando un convertitore seriale USB e un pugno di componenti. Dicono loro, qua c'è uno schema che ho aperto qui, qua c'è il convertitore seriale, loro collegano semplicemente tre fili con una resistenza a un diodo e questa potrebbe essere una prova, però può darsi che questo sistema funzioni solo per la loro auto e non per la Panda. Ci sono altri schemi in giro, tipo questo è un OBD2 verso USB, perché in fondo qui abbiamo un'interfaccia OBD2 a cui sono collegati i cavetti dell'OBD1. Quindi potrebbe essere la stessa cosa. Ora io vedo che questa interfaccia usa un chip che si chiama ELM327, usa anche questo, e poi ha un regolatore di tensione e molti più componenti, credo, di quelli che ci sono qua, anche se qui c'è un regolatore di tensione. E non mi ricordo bene che cos'è. È un LM393, quindi probabile che sia regolabile. Non ricordo bene cosa fa questo integrato, credo che sia un regolatore. E poi sì, qua c'è un pugno di componenti. Questo è il maledetto chip fasullo, vediamo se riesco a farlo vedere dritto magari. Se riuscissi a scollegare i cavi, ecco. Questo è il chip fasullo, FTDI fasullo. Io su tutti gli schemi che ho visto dovrebbe esserci addirittura un condensatore elettrolitico sull'alimentazione, ma qui non c'è. Quindi questo è uno schema, ma gli altri che ho visto ad esempio sono questi, e io qua ci vedo un banco di condensatori qui sotto da 100 nanofarad, da 4,7 microfarad sull'alimentazione. Sono dei filtri, qui c'è un altro filtro,
Va bene, questa è l'uscita dell'USB. Vediamo quest'altro schema. Ah, qua ci sono un sacco di schemi interessanti, tra cui vorrei segnalarvi questo per ovvi motivi. Questo è uno schema estremamente interessante, come potete vedere. Tra gli schemi che si trovano sul datasheet, che è questo qui, si nota un dettaglio, che è questo nucleo di ferrite sulla linea di alimentazione che va al cavetto USB. Poi c'è un condensatore di filtro da 10 nanofarad tra positivo e massa. Il cavetto deve essere schermato e poi abbiamo questi altri due filtri, sempre antidisturbo. E dovrei verificare che queste cose effettivamente siano presenti, magari potrebbero aiutare. E insomma, qual è il succo del discorso? Ecco il succo del discorso. Questo chip è una cagata. Essendo una cagata, io non perderò tempo a montare filtri, condensatori e fare l'ennesima prova del cazzo. Voglio trovare un'interfaccia decente che abbia un chip originale, in modo che sono sicuro che questa cosa funzioni come deve funzionare. Tutto qua. Grazie per aver visto questo video. Se lasciate un like mi fate un piacere e va bene così.